Ma adesso andiamo a cercare anche qualcun altro che non sa che cos'è un protein brownie, non sa di che cosa e quanto è salutare questo mix strategico della Food Spring, e vediamo se gli piace il gusto di protein brownie o no. Allora, tu sei un esperto di brownie? No. No? Non hai mai provato quelli americani e quelli italiani? Sì. Non li mangio tutti i giorni, però li ho mangiati. Ha avuto senso di colpa che sta di fronte alla Cooper e sta dicendo sì. Beh, spiegaci come di solito un brownie, quello decadenti. Il brownie è morbido, cioccolatoso, è pieno di zuccheri. È un peccato di gola infinito, ragazzi. Però è buono, buonissimo. Buono. Come fare a resistere? E dimmi una cosa, cioè, ci sono momenti durante l'arco della giornata che senti che hai bisogno di qualcosa di appagatorio? Non so se quella è una parola. Sì, cioè, sì, appagamento, sì, no? Appagamento, certo, soprattutto durante i periodi di grande stress. Cioè, hai bisogno di un piccolo premio. Ok, un premio. Un brownie di solito è un premio. Adesso, provi questo premio, vediamo se ti piace questo premio. Osservazioni. È morbidissimo, ti riempie la bocca, me lo immagino già inzuppato in un tazzone di caffè e latte, è meraviglioso. E Food Spring, magari. Protein brownie, aspetta, adesso, indovina quante calorie ci sono per 100 grammi, più o meno. Sì. Più o meno, 500, no. Almeno. 228 calorie per 100 grammi. Mi stai prendendo in giro? No, perché c'è le proteine, poi è ricco di inulina, che è questa fibra che noi non digeriamo, di conseguenza passa tranquillamente, ma nutre il microbioma. Adesso, a questo punto, con questo brownie, ti puoi appagare psicologicamente? Certo. Ok. È uguale al brownie normale. Ok. Anzi, forse ti dirò, è anche più buono. Perché? Perché non rimane la pesantezza in bocca che il brownie solitamente ti lascia. Sì, ci rimane questo la senso di, esatto, questo senso di pesantezza. Invece questo è leggerissimo, sembra una nuvola. Voto da 1 a 10, 20. Assolutamente, assolutamente. Allora, ok, ci siamo. Ok. Allora, sei un'esperta di brownie? Ma per mangiarli sì, cucinarli no. Di solito quando pensi a un brownie classico, quello americano, quello bello pesante, quel mattone di cioccolato, che cosa ti viene in mente? Buono, appagante, e poi estate, sensi di colpa, voglio tornare indietro, perché l'ho mangiato? Domanda 2. Durante l'arco della giornata, non so, quando sei da sola, quando hai bisogno di un cibo consolatore? Sì. Soprattutto dopo cena, sempre. Okay. Esatto, è necessario. Ok, adesso vorrei farti fare la prova brownie. Sei pronta? Sì, prova le brownie. Volentieri. Non ho parole. Voglio mangiare. È buono, morbido, soffice, delicatissimo, cioccolatosissimo. Cioccolatosissimo, però non troppo dolce. No, delicatissimo, proprio una sensazione di leggerezza. Allora. Leggerezza e cioccolato allo stesso tempo. C'è qualcosa che non va. E quante calorie secondo te, gustandolo, ha questo brownie? Ma io non lo so, credo 400, 500. No, il nostro protein brownie ha 228 calorie per 100 grammi. Mi prendo in giro. No, meno del pane. Meno di 100 grammi di riso, meno di 100 grammi di biscotti. A questo punto, che cosa dici di questo brownie? C'è un segreto, uno, e due, lo compro, dov'è? Allora, noi stiamo parlando del nostro Food Spring, nostro protein brownie, ed è ricco di fibre e di proteine, tutti e due. Le proteine è, diciamo, comunque una caloria che ci serve per sostenere il metabolismo, e poi le fibre è un trucco che, mettendo tante fibre dentro l'impasto, riduce la quantità di calorie che saranno assorbite dal nostro corpo. Sì, ma è un brownie, cioè... In tutto e per tutto? Sì, completamente. Allora, voto da 1 a 10, quant'è? Ragazzi, è infinito. Non è paragonabile, è infinito. Voto più infinito. Infinito più.